Bellas, bentornati su questo nuovo sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con il terzo episodio della carriera allenatore con il nostro Arsenal. Oggi ci andremo a fare le prime partite di campionato, che ora vi faccio subito vedere contro chi sono, perché infatti saremo contro le due grandi potenze insomma di questo campionato, ovvero il Liverpool e il Leicester. Poi ci andremo a simulare la partita di Coppa contro l'Huddersfield, non so che cazzo di squadra sia. Comunque signori, il mercato deve ancora chiudere, quindi possiamo fare ancora alcune operazioni di mercato, anche se a parer mio il mercato può finire qui, perché abbiamo fatto i colpi Icardi, Durm e Leali, che mi sembrano davvero buoni. Ragazzi, prima di iniziare però volevo informarvi, prima di passare qui sotto in descrizione per tutti i canali dell'Ultimate Crew, come seconda cosa, a proposito di Ultimate Crew, saremo oggi, domani e domenica al Games Week, quindi fermateci, chiedeteci foto e quant'altro insomma. Dunque ragazzi, a me non è stato a dire e possiamo iniziare questo episodio. Dunque avanziamo subito, abbiamo subito ufficio Mesut Özil. Ok, ci dice che è in grado di giocare. Trasferimento per Willock, in prestito, ok, lo accetto. Almeno fa un po' di esperienza fuori. Comunque ragazzi, andiamo con la nostra prima partita di campionato contro il Liverpool di Jurgen Klopp e facciamo gioca partita. E si parte signori, inizia qui la nostra stagione 2016-2017 di Barclays Premier League. Attenzione subito Sturridge, palo incredibile. Porco due, parte subito forte la squadra di Liverpool. Ok, ottima palla di Alexis Sanchez per Mesut. Mesut vede l'inserimento di Walcott. Walcott prova a mettere un pallone al centro dove trova Icardi, però è calcio d'angolo. Sciacca può gestire, Cazorla dentro per Walcott. A campo aperto Walcott, se l'allunga la sua velocità in progressione. Walcott, ancora Walcott, dà uno sguardo in mezzo dove trova Icardi, però c'è stato un fallo prima e quindi l'arbitro giustamente lo fischia. Vediamo se Lovren sarà punito. Sì, cartellino giallo. Ozil, ottima la palla per Icardi. Domanda a lasciare la scuola, però Icardi si libera benissimo. Icardi! Prima gol stagionale, Maurito Icardi, 1-0 Arsenal. Si intendono subito i due, così Icardi. Buono recupero, ancora Icardi cerca di girarsi, però si guadagna un fallo buonissimo al limite dell'area. Ottimo via del nuovo acquisto della squadra di Londra. Cazorla può anche metterla dentro da lì. Lo conosciamo, Cazorla, questa volta l'ha impattata male. E dunque ragazzi, finisce qui il primo tempo, siamo in vantaggio per 1-0 in casa, buona così. Occhio il Liverpool che viene avanti bene, chiude Durm, quindi Cazorla, Ozil la può aprire per Walcott, campo aperto Walcott, può andare Walcott, la sua velocità, Walcott, ancora Walcott, 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 in area di rigore Walcott, cos'è? Fuori cazzo, però mi sembrava anche un po' rigore, a parte che avevamo già tirato, occasione sprecata da parte dell'Arsenal, il Liverpool non molla. Avanti tutta con Sturridge. Sturridge si libera bene. Sturridge prova il sinistro. Signori, stiamo un po' soffrendo. Uno contro uno, Icardi contro Lovren, la vince Icardi. Buona la palla per Bellerin. Bellerin non so cosa ci faccia là in attacco. Se la allunga, è la tecnica quella che è. Però abbiamo bisogno di un cambio. Abbiamo bisogno di un cambio. Bisogna rifiatare. Vediamo chi c'abbiamo in panchina. Dunque un Coquelin ci starebbe benissimo al posto di Cazorla. Quindi Coquelin dovrebbe entrare al posto di Cazorla. Due minuti signori, due minuti. Icardi, non perdere lì però Maurito. Recupera Maurito, bravo Maurito. Teniamoli lì in attacco. E finisce qui signori, finisce qui. Vinciamo all'esordio per 1-0, segna Mauro Icardi. Assieme ad altri ragazzi vincono Manchester City, Stoke City, Manchester United e lo Swansea. Quindi possiamo fare avanza e vediamo. Giocatore venduto, vediamo qui. In teoria Giroud. Giroud venduto, vediamo. Iwobi, giocatore venduto, ok, Giroud venduto. 24 milioni per Giroud. Offerta per trasferimento di Iwobi, vediamo Iwobi. Prestito per un anno, lo mandiamo Iwobi, lo mandiamo. Raga, abbiamo 177 milioni da andare a spendere. Un budget davvero, davvero grosso. Quindi, ora tenterei un colpaccio. Sì, sono fuori, sono leggermente fuori. Contattiamo il Barcellona per acquistare Neymar. 138 milioni non lo vogliono. Vediamo noi quanti ne abbiamo a disposizione. Un attimo che non mi ricordo già più. 177 ne abbiamo noi signori. 177. Quindi si potrebbe fare per Neymar. 135 facciamo. 135 per Neymar. Vediamo se risponde il
Barcellona. Ovviamente dovremmo andare a cambiare modulo. Comunque andiamo avanti e ci abbiamo la partita contro il Leicester. Gioca partita, siamo fuori casa. Ricordiamo che il Leicester è la detentrice del campionato 2015-2016. Cazzo, la pelosì, cos'è? Fatto male subito Marez. Merda, che liscio. Che liscio la difesa, Slimani. Slimani chiude tutto con Chelny. Buono, freniamo subito. Icardi, Icardi, Icardi! Ah, ok, calcio d'angolo. Buona la palla. Stacca Mustafi! No! Che culo, Simpson sulla linea lontana. No, 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 no. No, grande check. Grande check. Occhio. Occhio, ancora check. Ancora check con il piedone, ci è arrivato. Immenso check. Allontaniamo. Durm, Durm, Durm. Come un gol, cazzo. E dunque, ragazzi, finisce quel primo tempo. Abbiamo subito abbastanza. Cercheremo di dare una svolta alla partita. No, è passato. Occhio, raga, occhio. Stiamo subendo. Sanchez, attenzione, Sanchez. Circondato, però se ne esce benissimo. Sanchez, fermato. Vai, Bellerin. Vai, Bellerin. Entra in area, Bellerin. Bellerin la mette in mezzo, niente. Però c'è Sciacca da fuori area. Lo proviamo con Sciacca. Icardi, buona la palla di tacco per Ozil. Mamma mia, signori, che azione che stava venendo fuori. Ancora Ozil, Ozil, non lo ferma nessuno, Ozil. In area di rigore, Ozil, Schmeichel. Schmeichel al 90esimo gli dice di no. Mi sa che è finita qui. Mi sa che termina con un pareggio questa partita. Forse l'ultima occasione, no. 0-0 dunque, ragazzi, in quel di Leicester. Abbiamo subito, siamo stati anche fortunati di non aver perso. Vediamo però cosa ci ha detto il Barcellona per Neymar. Offerta per il trasferimento, vediamo chi è. Chamberlain, Chamberlain, 18 milioni dal West Ham. No, Chamberlain lo teniamo per la panchina, quindi facciamo rifiuto offerta. Troppo bassa per Neymar, almeno 182 milioni. E che cazzo, sono troppi. Ti offro 165, dai. Vediamo. Chamberlain, 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 rifiuto offerta di nuovo. Me lo voglio tenere in panchina, Chamberlain. Niles, Niles vuole giocare. Partita di Coppa, lo facciamo anche giocare, tanto al posto di Walcott, giusto per farlo rifiatare un attimo. Poi mettiamo dentro anche Perez al posto di Icardi. Check al posto di Leali, cioè Leali al posto di Check. Gibbs un attimo al posto di Eric Durm. E direi che così potrebbe andare bene. La simuliamo questa qui, signori. Siamo anche in casa, cioè se la perdiamo contro lo ok, 5-1. Per fortuna. Dobbiamo di Cazorla, Sanchez, Ozil e Perez. Barcellona, attenzione, offerta accettata del Barcellona. Lui chiede 4,65, ma io offro 4,50 per 3 anni. Avanza offerta, vediamo cosa dice. Attenzione, offerta accettata. Offerta accettata, signori. Attenzione. Neymar, nuovo giocatore dell'Arsenal. Incredibile, che colpo per la squadra di Londra. Neymar, 92 di overall. Signori, che forte. Ora andiamo a cambiare un attimo il modulo. Mettiamo un 4-3-3 con il COC. Ok, questo. Icardi davanti, Ozil lo spostiamo come COC. Sanchez a sinistra, anzi a destra. Neymar a sinistra al posto di Walcott. E il resto resta così. Purtroppo devo sacrificare Walcott per mettere Neymar e Sanchez. Quindi ragazzi, questo video mi piace qui. Io spero vi sia piaciuto. Come sempre lasciate un bel like, ragazzi. Vi ricordo, ragazzi, che oggi, domani e sabato saremo al Games Week, noi dell'Ultimate Crew. E ovviamente dovete passare questa descrizione per tutti i loro canali. Iscrivetevi al canale, se non ancora l'ha fatto, che dire, ragazzi. Qui del resto è tutto. Oh, bello. With the